Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vogliamo vedere Gesù. E questa la richiesta del gruppo di greci salito a Gerusalemme in occasione della Pasqua. Vogliamo vedere Gesù. Ed è significativo che l'Evangelista noti questa ricerca e questo desiderio proprio da parte di un gruppo che viene da fuori. Non facevano parte del popolo giudaico, sono greci, vengono da lontano. E sono... è una presenza simbolica, perché in questa richiesta era chiuso in modo simbolico la ricerca, l'anelito di tutta l'umanità, che magari solo inconsciamente aspira all'incontro con colui che può salvare, con Cristo, con il Signore. Ed è un desiderio che alberga anche nel nostro cuore. Vogliamo conoscerti, Gesù, vogliamo vederti, vogliamo sapere chi sei. E è simpatico anche questo passaparola che si crea, fa un po' sorridere, no? C'è questo gruppo, si avvicina a Filippo, Filippo a sua volta va ad Andrea e poi Andrea e Filippo vanno da Gesù. Insomma, c'è un passaparola simpatico, una catena che si crea prima di arrivare da Gesù. E bene o male questo è quello che succede anche tra di noi, che è successo per noi. Noi conosciamo Cristo proprio perché c'è stato questo passaparola, questa catena, che ci ha portato questo annuncio meraviglioso. E anche noi a nostra volta siamo chiamati a entrare in questo circolo, siamo chiamati noi a fare questo passaparola, a portare questo Gesù. Ma andiamo al cuore di questo Vangelo, al cuore di questa risposta. Allora c'è una domanda ben precisa: vogliamo vedere Gesù. Gesù viene avvisato di questa volontà, di questo desiderio, soltanto che dal testo rimaniamo, direi, forse un po' sconcertati, perché non c'è una vera e propria risposta. Ascolta, Gesù, ti stanno cercando e tu cominci questo discorso così strano, incomprensibile, ci parli della gloria che stai aspettando, ci parli di questo chicco di grano che deve morire per non rimanere solo, ma che giro stai prendendo, che risposta stai dando? Di fatto Gesù non va incontro a quegli stranieri, non si fa conoscere da loro, sembra quasi ignorare il loro desiderio. Perché? Che cosa ha voluto dire con la sua risposta? Beh, innanzitutto c'è un termine importante, e la prima risposta che Gesù dà
è questa: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Che cosa significa questo termine, la gloria, la glorificazione? Nel Vangelo di Giovanni è un termine molto importante, è pregnante di significato. La glorificazione significa il mistero della passione, morte e resurrezione. Gesù con questa risposta ha voluto dire che l'apertura universale, l'incontro con ogni uomo, sarà possibile a Cristo dopo l'evento della sua glorificazione, dopo l'evento della sua morte e resurrezione. È la resurrezione che permette a Dio di entrare nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. È la resurrezione che abbatte ogni muro, ogni ostacolo. È la resurrezione che permette al Signore di poter entrare nella vita quotidiana di ogni giorno, di ogni donna e di ogni uomo. È lo spirito del risorto che non ha più vincoli e non possiamo rinchiuderlo dentro le nostre mura. È uno spirito che non è agli arresti domiciliari, è uno spirito che è uscito, sta lavorando nel mondo intero, sta portando frutti, sta facendo crescere questo regno di Dio. Nel momento della gloria, il Cristo entra nella potenza di Dio e può entrare così nella vita di ogni uomo e di ogni donna per trasformarla dal di dentro. È la resurrezione che abbatte qualsiasi muro, è la resurrezione che permette a tutti di incontrare il risorto. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. È una salvezza che è destinata per tutti, non solo per una piccola cerchia, ma per tutti. Quella morte, lo sappiamo, Cristo è morto per tutti, per la salvezza dell'intera umanità. Ma interessante è anche il secondo passaggio. Dopo aver parlato della gloria, Gesù inizia un altro discorso usando questa immagine del chicco di grano caduto in terra, che se non muore rimane solo, se invece muore produce molto frutto. E poi ancora, no, chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ma cosa c'entra questo con la domanda dei greci? Cosa c'entra questo? Non è una risposta. E forse sì, invece, forse è proprio una risposta. In questo senso, possiamo vedere Gesù, fare esperienza del regno di Dio dove c'è autentica esperienza d'amore, dove vediamo concretamente questo essere per l'altro, questo donare la propria vita. Il chicco di grano che muore, immagine proprio di Cristo che muore e dà la vita. E allora vedete, lì dove vediamo questo spirito di condivisione, di comunione, d'amore, lì possiamo incontrare e scorgere il volto di Dio. Lì dove vediamo genitori capaci di gesti eroici per i propri figli, lì dove scopriamo esperienza di vera solidarietà, lì dove incontriamo uomini e donne che silenziosamente ed eroicamente stanno dando la vita per risollevare quella di altri, lì possiamo fare esperienza di Dio, lì possiamo vedere Gesù. Lì dove magari Dio ci sembra anche lontano, dove magari nemmeno si conosce il nome di Dio, ma lo si vive comunque perché vi è la carità. E la carità è Dio. Dove c'è la carità, lì c'è il regno di Dio che cresce. In ogni esperienza autentica di amore possiamo fare esperienza di Dio. Anche questa settimana io lodo il Signore, lo ringrazio, ho elevato proprio il Magnificat, perché ho incontrato esperienze, situazioni dove non avrei mai pensato di incontrare Dio e invece l'ho incontrato. Lì dove si sperimenta questa carità, magari dove Dio non si conosce neanche, dove non c'è neanche una vita di fede alle spalle, però ho visto gesti d'amore così eroici che mi hanno commosso e ho detto grazie Dio, perché ti ho trovato lì dove non pensavo di trovarti, lì dove tutto pensavo di trovare ma non te. Dove c'è esperienza autentica di amore, lì c'è Dio, perché Dio è carità, Dio è amore, lì è il regno di Dio.